Continua Ring, continuano gli ospiti giunti nella prima arena del marketing e della comunicazione che ha coinvolto personaggi e imprenditori giunti nel Salento da tutta Italia. Cristian Petrelli. Grande appuntamento nell'arena del marketing e della comunicazione, quello nel chiostro di San Domenico, organizzato dal gruppo Oltrelinea per le giornate di ieri ed oggi. Aziende e istituzioni si confrontano sulle azioni da intraprendere partendo dall'analisi degli strumenti di comunicazione e marketing. L'evento, strutturato in 4 sessioni plenarie, 2 per ogni giorno, seguite ognuna da tavole rotonde e momenti di approfondimento nei quali saranno affrontati i singoli strumenti da utilizzare per operare sul mercato. Al centro delle 2 giornate, le CESI, c'è il concetto di gioco di ruolo, inteso come cooperazione e interazione tra i protagonisti del settore di marketing e della comunicazione, e la domanda proveniente dal territorio, da qui il sottotitolo Role Play, attori e parti per scenari competitivi. Tanti gli appuntamenti con diverse personalità locali e di spicco nazionale, fra cui Gianni Politi e il neo sindaco di Lecce Paolo Perrone, che parla di comunicazione istituzionale. Oggi qui nel chiostro parla di marketing e comunicazione. Lei ha parlato di comunicazione, di falsa informazione, di notizie false, no? Non di falsa informazione. Informazione è vera, ma si basa sulle notizie false oggi. La vera comunicazione strategica. Quindi un vero business quello delle notizie false. Sì, perché una campagna pubblicitaria istituzionale costa un sacco di soldi e può anche non colpire. Una campagna basata su una bugia clamorosa fa notizia, non costa niente e crea pure posti di lavoro, perché vengono quelli delle televisioni a intervistare, vengono i truccatori a truccare, vengono i fotografi, gli operatori a riprendere e c'è tutto il volano mediatico. Bisognerebbe regolamentare un po' di più l'informazione in Italia. No, l'albo dei bugiardi, cioè dei veri bugiardi, cioè quelli che da anni studiano queste cose e lo fanno bene, perché c'è gente che dice: mo ci penso io a raccontare una bella bufala così, invece quella la racconta male, come le barzellette. C'è gente che ammazza le barzellette e gente che ammazza le bugie. Cioè le bugie raccontate bene sono più vere della verità. Come diceva... No, non basta però, arrivederci. Okay, quanto è stata importante la comunicazione nella sua campagna elettorale, ai fini del risultato chiaramente? No, nelle campagne elettorali ormai moderne la comunicazione gioca un ruolo importantissimo. Non so quanto determinante, ma sicuramente importantissimo, perché abbiamo un elettorato molto accorto che vuole sapere effettivamente che cosa hai da proporre e come lo proponi. Per cui la comunicazione è sicuramente un fattore determinante, un fattore importante nel successo di una competizione elettorale. Noi l'abbiamo così, abbiamo abbozzato un progetto iniziale secondo alcuni dati che ci venivano anche dai sondaggi che avevamo, però poi in corso d'opera siamo stati costretti, diciamo, a rettificare la rotta. Oggi sono, devo dire che sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto.